Salvarani, il modo intelligente per arredare la vostra cucina. Salvarani. Cento. Ma è la Long Line Salvarani? È una Salvarani, sì, con un piano di lavoro senza giunture, il massimo. Il tavolo estraibile, comodo, eh? E l'asciugacanovacci. E anche il carrello estraibile, ma c'è proprio tutto. È grande il maritino, eh? E anche Salvarani. Salvarani, le nuove dimensioni del vivere insieme. Salvarani. Tecnica sì, ma con sentimento. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova iniziativa con cui partiamo. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono da YouTube, ma credo soprattutto poi dal gruppo di Salvarani Story su Facebook e anche dalla pagina. Benvenuti a Diretta GP Salvarani. Ecco, fra poco scoprirete un po' tutto quello che stiamo preparando, che stiamo organizzando, perché ci saranno una serie di dirette e poi un grosso evento sportivo. Io sono Innocenzo Sansone, sono un community manager in ambito tech, però mi sono cimentato in questa nuova avventura anche perché mi lega la passione al mondo sportivo. Insieme a me ci stanno pure Pietro e Giovanni e ci sta in realtà anche Gianni Mascitti che ci accompagnerà dalle prossime puntate. Lascio ecco la parola velocemente a Pietro per un saluto. Buonasera a tutti gli spettatori. Esatto, poi in realtà Pietro sarà il protagonista di questa prima puntata, quindi scopriremo un po' più di lui. E ora lascio la parola, diciamo, al padron di casa, Giovanni, che ci racconterà pure un po' meglio di questo grosso progetto che ci accompagnerà nei prossimi mesi, anni, a lungo. Vai Giovanni. Buonasera a tutti, sono Giovanni Salvarani, figlio di Renzo Salvarani, che negli anni del dopoguerra, partendo dal nulla, fondò, con l'aiuto dei suoi fratelli, la Salvarani, industria di cucine componibili. La Salvarani negli anni 60 e negli anni 70 divenne leader, l'azienda leader proprio del proprio settore, sia in Italia che all'estero, e si distinse per il primato industriale che raggiunse. Pochi numeri, però molto importanti, 7 stabilimenti produttivi, 300.000 metri quadrati di stabilimenti coperti, un'area di 1 milione di metri quadrati edificabile, 3.000 addetti tra dipendenti e collaboratori diretti e soprattutto una grande organizzazione di vendita. In Italia 5.000 punti vendita, sono dei numeri importanti però, 60 centri di vendita diretta, 18 centri di distribuzione regionali, in Europa altri 1.000 punti vendita, distribuiti tra Francia, Spagna, Germania, Austria, Olanda, Belgio, e tutti quei paesi diciamo dell'Europa occidentale, in più in Asia, Arabia Saudita, Kuwait, Dubai, Giordania, punti vendita ma anche centri di assemblaggio, così come in Africa, così come negli Stati Uniti, soprattutto in Canada, in Sud America, in Venezuela e anche in Oceania, in Australia. Praticamente la Salvarani era leader, ma era praticamente davanti a tutti per una serie di buone ragioni, per il fatto che molti tecnici che lavoravano nella Salvarani si erano specializzati nell'azienda e avevano costruito proprio un team super affiatato che dava dei risultati straordinari. La Salvarani si è anche distinta non soltanto in campo industriale, che sicuramente insomma è una cosa diciamo fondamentale, ma anche nello sport dove è eccesso ad esempio con il ciclismo. Per 10 anni la Salvarani ha corso nel ciclismo e ha vinto praticamente tutto, oltre 450 gare professionistiche, Tour de France, Giro d'Italia, campionati del mondo, nel ciclocross, su pista, insomma i suoi campioni erano Adorni, Gimondi, Zandegu, Longo, insomma è stata una squadra veramente formidabile e fondamentale. Infatti molti dei seguaci, dei followers di Salvarani Story
della comunità di Salvarani Story su Facebook sono appassionati di ciclismo e si ricordano ancora tutto quello che è avvenuto in quell'epoca. Però nello sport sono stati fatti anche altre cose, ad esempio nel baseball col marchio German abbiamo vinto una Coppa dei Campioni, due campionati italiani, una Coppa Italia, una Coppa del Mediterraneo e così via. E poi il basket, la pallavolo. Bisognerebbe fare un accenno anche al calcio, lo faremo magari nelle prossime puntate. Però la Salvarani si distinse proprio, oltre che per lo sport e la parte industriale, tecnico-commerciale, anche per i valori sociali e umani che ha espresso. Chi lavorava in Salvarani era un membro, non dico insostituibile, però importante, comunque molto importante dell'azienda stessa. Non era importante che fossero 2.000-3.000 persone che ce l'avessero, ma chiunque lavorava in Salvarani doveva essere una persona importante e considerata. Per cui diciamo, l'attenzione che mio padre e i suoi fratelli hanno sempre posto verso i propri dipendenti era quella di valorizzarli e tenerli legati, come se fossero in una grandissima famiglia. E così fu. Alcuni anni fa, io non mi ero interessato per molto tempo, non mi ero interessato delle vicende Salvarani, eccetera. Poi, vedendo un attimino che mio padre ormai sta raggiungendo un'età molto avanzata, ho deciso di approfondire alcuni aspetti legati alla storia della Salvarani e ho pensato di costituire su Facebook una comunità, un gruppo che si chiama Salvarani Story, in cui si parla di quello che è accaduto e di quello che si potrebbe fare, di quello, insomma, di tutti gli argomenti immaginari possibili legati sia alla parte industriale, sportiva che sociale. Due anni fa ho organizzato insieme a degli amici, a molti amici di mio padre e anche poi miei, un evento commemorativo, praticamente il 92esimo anniversario di mio padre. Ho voluto che avvenisse questa grande festa proprio là dove mio padre aveva l'azienda, dove mancava addirittura da 30 anni. Abbiamo organizzato questo pranzo a cui hanno partecipato ciclisti, ex ciclisti, ex campioni dello sport, politici, membri delle istituzioni e soprattutto ex dipendenti, almeno quelli che erano, che sono ancora molti, quelli che erano ancora in vita in sostanza. È stato un successo bellissimo, naturalmente molto semplice, quel pranzo ha ricordato molto i pranzi, le cene che venivano spesso fatte all'interno dell'azienda alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60, ed è stata una cosa molto molto bella, alla quale poi ho aggiunto anche la presentazione di un libro che si chiama Dossier Salvarani, in cui ho raccolto un po' di documenti, anzi un gran bel numero di documenti, per lasciar decidere poi ai lettori come si fossero svolte, diciamo, le varie vicissitudini da un certo periodo in poi. Altre iniziative sono state poi altre, ho fatto ad esempio delle interviste su dei quotidiani, su delle riviste anche importanti, per ribadire che la Salvarani è stato un'industria, è stata una società importante proprio perché valorizzava l'aspetto umano, l'aspetto del lavoro della gente, insomma. Ecco, un lavoratore non era considerato, con tutto rispetto, un facchino, punto e basta, da licenziare quando non mi serve più, ma veniva praticamente considerato proprio un membro della famiglia. Io in queste interviste ho sempre ribadito questo aspetto, cioè l'umanità, la grande umanità di mio padre e dei suoi fratelli e anche di tutto l'ambiente Salvarani. Quando si parlava in Salvarani si diceva sempre noi abbiamo fatto, non io ho fatto oppure lui. Era una grande famiglia. Gli architetti, non c'era una cucina che prendeva il nome dell'architetto XY, era la cucina Salvarani, perché nasceva dalla collaborazione di tutti i dipendenti, da tutti i tecnici Salvarani. E un'altra iniziativa è quella che ci apprestiamo a proporre in questi mesi. In pratica, per il 30 maggio del 2021 stiamo organizzando un Gran Premio Salvarani, un GP Salvarani, che è la rievocazione ma è una scusa per dare una data, per definire una data,
di una tappa a cronometro del Giro d'Italia del 1966 che si è svolta a Baganzola, la sede dove c'era la fabbrica della Salvarani. In pratica la cronometro partiva dalla fabbrica, percorreva alcune strade del territorio adiacente e dopo 42 chilometri ritornava in Salvarani. Quindi ricordo che all'epoca c'era soltanto la RAI, quindi dal punto di vista pubblicitario un grandissimo successo, perché ore e ore di RAI che inquadravano la fabbrica sono stato un successo incredibile. Quel giorno tra l'altro ha vinto Adorni, che era il nostro campione in quel momento, c'era anche Gimondi, però insomma erano i due campioni, Adorni e Gimondi. Adorni era parmigiano, quindi aveva molte ragioni in più per mettercela tutta. Ha vinto la tappa e è diventato anche maglia rosa. Poi dopo il giro lo vincerà diciamo un concorrente, vabbè, lasciamo perdere. E per cui abbiamo deciso di mettere in piedi questo evento. Questo evento sarà un evento praticamente amatoriale ciclistico e podistico, quindi ci sarà allo stesso tempo una gara ciclistica e una gara podistica. Partiremo da Baganzola e passeremo per tutte le vie della città di Parma e ritorneremo a Baganzola, dove poi ci saranno le premiazioni, ci saranno altri avvenimenti, eccetera, eccetera. Per arrivare però a questo evento abbiamo pensato di organizzare queste dirette streaming in cui praticamente si affronteranno tutti quei temi di cui ho parlato, cioè come per non lasciare per non fare che la cosa sia solo una questione, diciamo, solo un racconto, solo una questione nostalgica, vogliamo che diventi anche un atto propositivo per le generazioni future. Cioè io voglio poter dire ai miei figli: guarda che tuo nonno ha concepito un'idea di fabbrica, di industria, di valori umani che si potrebbe riproporre ancora oggi. Cioè dove l'uomo è ancora il centro di tutto e dove l'uomo è parte integrante del suo insieme. Io insomma adesso per il momento mi fermo qui e vorrei lasciare la parola poi al mio carissimo amico regista Medioli e poi dopo sono disponibile per qualsiasi tipo di domanda o disquisizione. Buona serata a tutti, buon proseguimento. Prego. Queste dirette saranno assolutamente dirette interattive. Potete utilizzare i commenti quindi di Facebook o di YouTube a seconda di dove ci seguite. Alla fine di ogni diretta, quindi le domande più interessanti verranno poste sia a noi, diciamo che stiamo organizzando un po' tutto questo progetto, a Giovanni oppure all'ospite delle varie serate, ok? Tra l'altro vi ricordo una cosa molto importante: di iscrivervi, sto mandando il rullo sotto, alla newsletter oppure su Telegram per restare aggiornati su tutte le prossime dirette e sul GP Salvarani. Cercheremo di accompagnarvi, come diceva Giovanni, fino a al 30 maggio del 2021 con una diretta ogni due settimane. Quindi l'occasione è quella di segnarvi subito, fatelo ora, gpsalvarani.com, dove trovate sia la newsletter e sia Telegram, per restare aggiornati e seguire tutte le dirette, perché ogni puntata avremo un ospite d'eccezione, quindi con cui affrontare i temi che ricordava Giovanni, che sono quello sportivo, sono quello del lavoro oppure sono quello pure tecnologico, industriale, tutti ecco aspetti in cui la Salvarani si è distinta. Quindi può essere senz'altro una rievocazione per chi ha vissuto quegli anni, però interesserà pure chi semmai non era ancora nato in quegli anni, perché sono comunque valori assolutamente attuali. Quindi stop alla presentazione, io sono contentissimo di presentare il primo ospite, che è il nostro Pietro Medioli. Pietro è parmigiano, ok, però ha vissuto gli anni 90 in Germania, dove ha lavorato come aiuto regista al Teatro dell'Opera di Bonn e poi ha firmato diverse regie teatrali. Poi è tornato, se non sbaglio, dal 2000 in Italia, dedicandosi alla regia di documentari. Ha realizzato ben 17 film, di cui l'ultimo nel 2018, Quartiere Pablo.
E poi nel 2019 è uscito pure il suo secondo libro, perché scrive anche libri, quindi Viaggio d'estate, sta lavorando, ora lo possiamo dire, infatti la puntata di questa sera sarà dedicata proprio a delle anticipazioni, sta lavorando al film documentario sulla Salvarani. Giusto Pietro, com'è nata l'idea di questo film? Sì, diamo delle anticipazioni importanti in questa trasmissione. Il film nasce innanzitutto dall'incontro con Giovanni, che è avvenuto circa 2 anni fa, e dalla lettura anche del suo libro Dossier Salvarani, dove racconta tutta la storia della ditta, della sua famiglia, e è nato, ma diciamo che c'è stata un po' una coincidenza, perché io in realtà avevo già una idea. Mi sarebbe piaciuto fare un film documentario sulla Salvarani, e quindi quando Giovanni mi ha contattato e ci siamo conosciuti, è stato un po' per me una conferma del fatto che l'idea fosse buona e che non ci fossi solamente io che pensavo una cosa del genere. Il film sulla Salvarani, che non ha ancora in realtà un vero titolo, anche se ne ha uno provvisorio, mi interessa perché non è solamente un film che racconta una straordinaria ditta che è nata con un'etica del lavoro molto importante dal dopoguerra, e non è solamente neanche una ditta che, diciamo, ha rappresentato delle innovazioni fondamentali dal punto di vista tecnico e di arredamento, in particolare ovviamente della cucina, che hanno anticipato, per dire, poi cose che sono avvenute dopo, come per esempio quello che ha fatto IKEA. E non è una ditta, cioè un film anche che racconta che ti dà la possibilità di raccontare la comunicazione che la Salvarani ha utilizzato, secondo me, anticipando molto la Parmalat, perché ha cominciato prima a utilizzare il ciclismo e poi il baseball come veicolo di comunicazione nel campo, diciamo, come veicolo di comunicazione anche e di immagine anche per quanto riguarda poi dopo la possibilità di far conoscere il marchio. Ma è per me anche la possibilità di raccontare una storia di un'epoca. Abbiamo un passaggio molto molto importante dagli anni 50 attraverso gli anni 60 fino al 70, con le crisi che ci sono state, che potremmo poi dopo, su cui si potrebbe poi anche tornare, e diciamo è un po' un film che è un ponte tra due epoche, è un ponte tra l'epoca del passato, l'epoca, diciamo, degli anni dal 50 all'80, e quella che poi è stata l'epoca in cui in qualche modo ci troviamo, anche se un po' alla fine, ancora adesso, nel senso che adesso abbiamo dei cambiamenti ancora molto più grossi, però questo fatto di creare un ponte tra passato, presente e in un certo senso futuro, anche tramite Salvarani Story, per me è stata questa l'idea. Tutto qui. Ottimo. E come si svilupperà la storia del film? Dunque, la storia si sviluppa fondamentalmente con delle narrazioni e degli incontri tra persone che hanno fatto la storia della Salvarani a tutti i livelli, e mai utilizzando il principio, diciamo, dell'intervista, nel senso che sono degli incontri che si svolgeranno soprattutto nelle cucine. Abbiamo identificato varie cucine di vari modelli, dalla Long Line alla Comfort e ad altri modelli che sono presenti ancora in molte case di tutti i tipi, molte abitazioni, appartamenti o anche altri tipi di abitazione, dove vorremmo utilizzare queste cucine per raccontare la storia, che poi si sviluppa anche attraverso molto materiale d'archivio che stiamo cercando, in parte l'abbiamo già trovato, in parte non l'abbiamo ancora trovato, però ci sarà molto materiale d'archivio su cui poi io vorrei dire qualcosa, perché ci sono delle pubblicità molto, molto importanti fatte da registi come i fratelli Taviani,
Elio Petri, da Valerio Zurlini, che ha come protagonista la Paola Pitagora. Poi c'è anche Enrico Maria, in una pubblicità c'è Enrico Maria Salerno, forse l'avete anche visto. E c'è un film che si chiama La Bambolona, che è un film abbastanza non particolarmente importante nella storia del cinema, però è un film in cui Tognazzi ha queste scene molto, le scene principali che si svolgono tra lui e questa attrice, che poi non ha fatto lei una grande carriera, si svolgono queste scene in una cucina comfort, a dimostrazione del fatto che in quegli anni la Salvarani era un po' entrata nell'immaginario collettivo della gente. E avere una cucina Salvarani, non a caso viene ambientato un film proprio nelle scene principali di un film all'interno di una cucina Salvarani. E poi c'è tanta altra roba, perché per esempio adesso si parlava del ciclismo, c'è il processo alla tappa che faceva Sergio Zavoli, che voi tutti immagino saprete che è mancato ieri, il grande cronista è importantissimo anche per tutta la storia della televisione italiana, faceva questo processo alla tappa, e c'è proprio una puntata della cronometro del 66, quella che parte da Baganzola arriva a Baganzola, che è un po' l'idea alla quale poi si ispirerà adesso Giovanni con Mascitti per fare questo Gran Premio a Salvarani il prossimo anno. Beh, durante il processo alla tappa e Zavoli intervista Renzo Salvarani, i suoi fratelli, addirittura ancora il padre Gino, e è bello perché proprio è Zavoli stesso che mette l'accento sul fatto che la ditta nasce sul lavoro, e quindi di come sia importante l'etica del lavoro, e che come tutta la gente che ha cominciato a lavorare in Salvarani fosse gente del paese, conosciuta fin da piccoli da parte degli stessi titolari, e come se si fosse creato un clima familiare tra i lavoratori e gli imprenditori, quasi come se si partecipasse tutti a una stessa famiglia. Quindi diciamo che il film si sviluppa sia da un punto di vista di incontri di persone che raccontano, che rappresentano anche un po' quasi tutti dei sogni, queste sette cucine, e che poi un po' sono come se fossero un po' anche i fratelli, e l'immagine d'archivio, adesso io non mi soffermo perché ce ne vorrebbe, ci sono le immagini dei Beatles, ci sono addirittura poi cose che nessuno conosce, ma Renzo Salvarani aveva addirittura finanziato un film molto importante che si chiamava Matti da slegare, che si pensa che sia di Bellocchio, in realtà sì, Bellocchio è il più conosciuto, per cui si dice che è di Bellocchio, ma in realtà è di Bellocchio, Agosti, Rulli e Petraglia, l'hanno fatto in quattro, del film che racconta l'apertura dei manicomi dopo la legge Basaglia. Questo film, che si chiama Matti da slegare, che è un film del 73 o del 74, viene finanziato, viene realizzato grazie a un contributo importante fatto da Salvarani, tant'è vero che Bellocchio ha avuto anche modo poi di raccontarlo in una sua intervista. Quindi c'è tanta roba che in parte c'è e in parte da trovare, e che ovviamente anche purtroppo costa. Assolutamente. Parlavi già dei protagonisti, chi sono i protagonisti del film e che ruolo svolgono, quindi le immagini d'archivio? Sì, ecco, è questa alternanza, adesso c'è l'incertezza se ci sarà o meno una voce narrante, se ci sarà un filo conduttore narrativamente esterno, ma è l'alternanza tra immagini e protagonisti, che sono poi persone che in parte abbiamo già identificato e che hanno svolto un ruolo all'interno dell'azienda. Abbiamo avuto purtroppo adesso recentemente, un anno fa, la perdita di una persona che aveva avuto
aveva avuto un grosso ruolo, che era Leo Davoli, e però abbiamo altra gente che racconterà gli inizi. Adesso dire i nomi mi sembra quasi anticipare troppo, intanto perché fondamentalmente è gente che ancora non ha, a parte aver partecipato a qualche ripresa con me, che sono diciamo riprese di studio, di cui poi faremo vedere qualche clip, sono persone che non hanno ancora diciamo aderito ufficialmente. Ecco, manderei, giusto perché per far vedere qualche cosa di quello che è stato fatto, manderei la prima clip, poi dico qualcosa e poi mandiamo la seconda, che è quello che dice Renzo Salvarani sul suo periodo partigiano. Ok, andiamo con la prima clip allora. Irregolare. Ah, cambiavi la forma. No, ma le ha anche fatte. Va bene, forme. Grazie. Cosa puoi? Ah, l'Antonietta, vai com'era bella. Ecco, lei mi dovrebbe ancora pagare questa affare qua. Questa fotografia, sì, diritti d'autore. Ma è possibile? Approfittarne così. Qui? Dove eravate? Era poco lì che eravamo. Vi siete sposati? Che no, qui eravate già un po' avanti, perché? No. E beh, Renzo qui avrà avuto 35 anni. Quando c'è stata l'alluvione a... Mi mancava la rotella allora. La del Po. Ah. Quella fotografia qui. A mezz'anno. Di quell'anno lì. Ma in che anno vi siete sposati? 48. 48. 22 anni. 70 anni fa. No. Beh, lei ha qualche anno in meno, però. No. La stessa. Io li faccio adesso. 1926. E io devo prendere ancora questi. Il 26. Quella signora là. Poi dopo me ne vado. No. Ma era la più bella del paese, l'Antonietta. Io ero bello, . Le ragazze mi volevano tutte. Adesso sono la più vecchia del paese. Ero bel ragazzo. Ma dove vi siete conosciuti? Lungo la strada. Ma avevi la moto quando eri piccola? Mi faccio un caffè intanto che... No, l'abbiamo appena preso. Sì, grazie. Dove li avete rubate? Gianni Ghidini. Pensa. Come mai tanta confusione? E poi? Ti ricordi? No, non mi ricordo. Ma è vera la storia che stavate costruendo le piste dell'aeroporto, per un aeroporto tedesco, è vero? Sì, erano le strade dall'aeroporto dove c'è oggi, che allora c'erano dei capannoni alti perché c'erano i dirigibili, no. E allora erano alti 50 metri di luce, perché dire... Eravamo nel 44-43, e poi ho fatto tutte le strade, sono passato da Baganzola, che da casa mia erano a 30 metri, 40 metri. Quindi lì doveva venire un aeroporto militare importante. No, ne hanno fatti tre, erano delle pizze di lancio da 2 chilometri e 100 metri più 50-50 100 metri di cemento e di fianco c'erano il terreno perché non, però era tutta una curva che i tedeschi non potevano venire a mitragliare perché era tutta una curva ma girava voce che lì dovessero partire le V2 per bombardare l'Inghilterra. Me l'hanno raccontate anche a me. Cosa dicevo? No, erano degli aerei senza elica. Ah sì, primi razzi. Sì. E però non sono mai partite da lì. Poi non sono riusciti a farle partire da lì, no.
Pietro? Sì, ecco, adesso io vabbè, ho fatto, probabilmente adesso io mi sono, nel senso che i clip sono due, una è questa che parla appunto della costruzione delle piste dell'aeroporto, che poi è l'aeroporto di Parma attuale, allora era il Natale Palli e quella dove parla in realtà della storia partigiana è dopo, perché comunque Renzo è importante storicamente questo, nel senso che quando si racconta ovviamente la storia della Salvarani si cerca di partire anche un po' all'inizio, quindi si racconta anche quelli che sono gli anni giovanili per un breve momento, però bisogna raccontare anche quello, nel senso che la partecipazione alla guerra, al periodo diciamo partigiano come staffetta c'è stata da parte di Renzo Salvarani, ed è stata proprio in quell'anno, il 44, in cui da una parte avvenivano i bombardamenti inglesi, come per esempio quello del Cornocchio, che la moglie, la mamma di Giovanni, la moglie di Renzo, ricorda bene, perché da Braganzola si era sentito questo bombardamento che aveva colpito questo rifugio molto modesto, dove sono morte 44 persone al Cornocchio nel 44, nel maggio del 44, in uno dei tre bombardamenti inglesi, e nello stesso tempo però c'è la fuga, che anche questa in parte racconta Renzo, c'è la fuga delle truppe tedesche che sono in ritirata, quindi c'è in particolare l'armata Kesselring che abbandonano, stanno per lasciare l'Italia, o comunque ormai sono l'ultimo periodo della guerra di resistenza, e c'è anche l'episodio della morte di Pablo, del comandante Pablo, alla quale poi ho dedicato diverse scene nel mio film Quartiere Pablo, che avviene all'albergo Ghidini di Bosco di Corniglio, dove a causa di una soffiata vengono uccisi diversi rappresentanti del comando generale che si era trasferito dalla Val Taro, che era più protetta, si era trasferito nella Val Baganza, che invece nella Val Parma, scusate, che invece era più sguarnita, era più necessitava di essere ancora più protetta. E Renzo racconta proprio di essere stato anche lui a Corniglio in quello stesso periodo lì. Andiamo con la seconda clip? Sì, ecco, manda la seconda clip, che dovrebbe essere questa, perché dopo le altre... Cosa ricordi della liberazione? Quando è andata la liberazione? Beh, era già passato del tempo, avevamo passato già un anno, eravamo in quella zona lì, da San Siro, dove c'era la TOP che facevano le strade dall'aeroporto di Parma, che allora c'erano quei capannoni alti, no? Non so, dopo le hanno buttate giù, altri, perché era un aeroporto che ci andavano i dirigibili. Dirigibili. Perché era l'epoca dei dirigibili. Infatti erano dei capannoni all'aeroporto attuale, erano... Perché qui, mi sa che era questa la cosa. Sì. Sì, c'è stato probabilmente una sovrapposizione, però la prossima, sì, in realtà il punto che avevo scelto era un altro, ci deve essere stato un disguido, ma forse è stata addirittura colpa mia nel selezionarlo. Volevo dire che no, la prossima secondo me è quella che va già sull'album fotografico della Salvarani. Sì. Quindi siamo già in piena azienda, consiglio d'amministrazione, eccetera. Sì. Vado allora con la prossima? Io direi di sì, nel senso che qui si entra è il periodo degli anni 70. Vai. Questo è il primo capannone? Il primo capannone, sì. Primo. E la casa? La strada, questa qui. Sì. Dopo andava dove c'era. Quindi era questa la casa? Sì, è stata nel bel giorno mio fratello Emilio. Abbiamo buttato la so,
avevamo parlato che le dovevamo eliminare proprio nella curva qua, questa. Sì. E un bel giorno dopo non la vedo più. E io avevo da lavorare per andare con questa, era una musica. Questa è la vecchia fabbrica? Quale la vecchia? Questa. Sì, quella praticamente dove poi sotto la Germa dentro la Baganzola. Quella è la nuova, questa è la vecchia? No, questa era la vecchia. Sì. Cioè, praticamente questo pezzettino qui e questo qua. Sì. Quale? Questo qua. E qui facevamo... All'inizio c'era ancora la casa, poi dopo l'hanno abbattuta. E quella, la strada c'è ancora adesso. L'azienda è cresciuta e il resto dei capannoni sono stati costruiti. Questi erano gli uffici vecchi. Sì, però la casa ci sarebbe potuta rimanere lo stesso perché il coso si è steso così. Perché facciamo il giro e andiamo dove c'è la chiesa. È praticamente qua dietro, sì. Cioè la casa poteva anche stare su. Poteva anche rimanere la casa. Qui siamo un bel giorno, mio sempre. Padre, con mia mamma, mio fratello, mia sorella ed io. Qui è un matrimonio di mio zio. Poi c'era Mario. Emilio, mio fratello, che era quello che cambiava le cose. Infatti le case, un bel giorno mi ha buttato giù le case qua, queste qua. Cioè quelle là? Sì. Quelle che abbiamo visto prima, queste sì, qua? Sì. Questo lo conoscevo io. questi sono i tuoi fratelli? C'erano tutti, sì. Lo conosceva quello lì? Lo conoscevo di vista, questo. E là c'era... Era anche là, c'era l'americano. Più lottino. No, sotto. No. Era così l'entrata. No, così ti riflette. Era te. L'entrata nuova della vecchia. Ti si vede la tua faccia. E lì era lì. Cioè, era, se tu vai troppo qui davanti, la tua faccia mi si riflette. Da Roma, con degli amici, che io lavoravo molto a Roma, a Napoli, con i mobiletti. E quelli sono... due che abitavano, erano due americani con la moglie. Ah, quelli che abbiamo filmato l'altra volta, sì. quelli che sono là in alto, l'ambasciatore. Sì, 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 ma l'ambasciatore sì. L'abbiamo già visto, qui l'ambasciatore. Qui io volevo vedere il consiglio, cos'è questo qui? Il consiglio d'amministrazione, sono tutti i fratelli. Tutti i fratelli. Qua. Tutti i fratelli Salvarani. Cioè, me li indichi. Da sinistra, fai. Chi è questo? Babbo? Questo è? Gianni? Sì. Gianni. Non ha lì gli occhiali. Gianni. Antonio? Sì. Mario? Sì. Luigi, che non c'è più. Anche Emilio, però. Sì, 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 sì. Ma Emilio c'è ancora? Non è morto, Emilio è quello là sopra. Luce. Cioè adesso sono rimasti Renzo, Emilio e Luigi. È rimasto Mario, il più giovane. Il più giovane. Antonio, sì. Che è il terz'ultimo di questi, e il mio padre. Noi tre. Gianni è morto, di Luigi è morto. Circolatorio. La vita. Luigi, quell'incidente stradale del 70. Nel 70, il 15 aprile del 70, il giorno del suo compleanno. Sì. E Emilio è morto negli anni 90. Eccoci qui. Qui nel senso che questo mi interessava perché da questo album che era stato regalato, mi pare, e organizzato da Giovanni come per il compleanno di suo padre, no? Mi sembra che fosse quello il catalogo. Sì, è importante perché quello è il momento, diciamo, le fotografie contenute in quel catalogo lì, vabbè, sono quelle di famiglia, con la famiglia, con sua moglie, con i figli, eccetera. Però c'è proprio il momento del massimo fulgore della Salvarani, che ha avuto questo sviluppo meraviglioso tra il 50 e il 76, che credo che abbia pochi esempi, almeno parlando neanche con chi se ne intende di economia e di storia industriale italiana e non solo, abbia pochi esempi in Italia e in Europa
per poi avere quello che va anche raccontato e che è un momento molto delicato, una parte molto delicata, quella che poi dopo è l'altrettanto veloce implosione e poi fine fondamentalmente, anche se il marchio continua a vivere e è interessante il fatto che Giovanni sia uno ancora di quelli che lo continuano a far vivere e lo promuove, e questo, di questo ne parleremo se facciamo in tempo in chiusura, ma almeno la cosa per me importante è che c'è una parte delicata che va raccontata e che non sarà tanto facile, che è quella di una maldestra ristrutturazione che è avvenuta ai danni fondamentalmente della ditta stessa. Quindi c'è un evidente che poi ha raccontato molto bene nel dossier Salvarani con documenti e citazioni, c'è un evidente anche strana, vabbè, c'è una congiuntura economica particolare, siamo nel 76, in tutta Europa c'è l'inflazione, c'è stata l'austerity. Per quanto riguarda le cucine, anche una diminuzione di matrimoni in quegli anni lì. Il 76 è l'anno dove ci sono meno matrimoni di tutta la fine degli anni, del periodo, insomma, degli anni 70, 80, 70, 80 e 90. Nascono meno figli. Ci sono dei motivi anche contingenti, generali, per cui Salvarani si trova in difficoltà, però dall'altra parte c'è una ristrutturazione molto maldestra, con un intervento anche molto dubbio da parte dell'Unione Parmense degli Industriali, che volenti o nolenti va raccontato, cioè si racconta la storia della Salvarani, cioè se si racconta l'apogeo e il decadimento poi della ditta. Questo quindi è. Cioè, fare vedere il massimo che è rappresentato in parte anche da quelle fotografie lì, come anche il fungo che poi viene demolito negli anni 90, o no, forse addirittura negli anni 2000. 2000, negli anni 2000. Quindi diciamo, ecco, che c'è questa narrazione che si sviluppa in un senso e anche in un altro, da metà film in poi via. Poco più. Tutto qua. Ci sono altre clip, giusto? Ma guarda, ci sono due clip che non so se vuoi farle, se volete, se vuoi farle vedere, nel senso che sono due clip che fanno vedere due cucine. Cioè, sono due clip, che una è una long line e l'altra non mi ricordo se è la Comfort o che modello è, però Giovanni lo riconosce meglio di me, che servono come ambientazione, diciamo, di alcune scene del film. Puoi farne Beh, vedere magari dai, esatto. una Io direi di farle ancora. vedere, di farle vedere, perché Sì. comunque questi sono tutti spezzoni del film che Pietro sta preparando, quindi speriamo presto poi di poter Sì, vedere intero. diciamo che il film in realtà non è ancora proprio iniziato, purtroppo, e questi sono più che altro sono degli appunti che io prendo girando con la mia telecamera, che vedete anche adesso qua dietro. Però sono appunti, cioè nel senso che sono materiali di studio. Ci sarà forse qualcosina che entra nel film, però non è il film. Prego. Vai, facciamo vedere. Possiamo parlare o no? Sì. Possiamo parlare, non è che di argilla. Chi ci vuole? Un grand'angolo. Prova a spostarti un attimo, Giovanni, andare lì dietro, grazie, che voglio provare a farne una.
questa è una cucina che viene ancora usata, giusto? Questa è una cucina. Questa è una long line. Questa è una long line, esatto, che viene ancora utilizzata e che sarebbe uno dei luoghi dove, mettendo le persone che raccontano, cioè dove in realtà si svolge una scena, non è un dialogo tra alcuni degli ex dipendenti della Salvarani, che è un modello, tra l'altro, che è stato, la long line è stata allora esposta al MoMA di New York. Non si capisce bene ultimamente, non si sa bene se c'è ancora, però l'idea è quella di andarla a filmare ancora anche là, nel senso che è nel settore del design, è esposta questa long line. È una pietra miliare, ecco, è proprio stata una cucina svolta. Esatto. Guarda, quando vado a correre la prossima maratona di New York, andrò al MoMA perché ho un debito nei confronti di Gabriella, quindi vi dirò se ci sta o no, va bene, la cercherò molto attentamente. Esatto. Senti, andiamo pure sull'altra clip e poi passiamo alle ultime domande, va bene? Sì, vai. Sì, me. Diversi, laureati che non trovavano da fare il lavoro e si sono adattati a fare altre cose. Adesso no, se hanno la laurea non si spostano. Ma il mercato è molto cambiato, soprattutto a livello internazionale, cioè, non siamo più al centro del mondo, ecco. Adesso il mondo è in Cina, anche aziende come la Sheet. Parlavo con Lorenzo, che è il titolare della Cina, il nipote di Fornace, e lui dice che in Italia lui non vede più niente, vede tutto all'estero, in Cina, Singapore. Hanno dei grossi capannoni, però cosa avevano? 30 dipendenti? Sì, la cosa è incredibile. Anche qua 30 dipendenti, sì, ecco. Sì. Quindi, vuoti. Sì, tutti vuoti, perché danno l'impressione che sia dalla fabbrica. Invece dietro. No, la fabbrica è molto bella dal punto di vista estetico, però dal punto di vista della concretezza è vuota. Ha visto i tavolini fuori che li avete fatti voi? Li abbiamo ritirati noi quando hanno chiuso, che ce ne abbiamo. Ma perché io ho comprato diverse volte. Eccoci. Questa era una comfort. Esatto, questa adesso, al di là del dialogo che non c'entrava tanto col film, cioè non c'entrava tanto con l'argomento Salvarani perché parlavano della chic, però la cucina è una comfort ed è un altro degli ambienti su cui si dovrebbe girare. Ok. Guarda, allora, questa è una domanda, diciamo, che ci interessa perché vogliamo presto il film documentario. Come intendete realizzare il film dal punto di vista finanziario? Questa è una domanda che purtroppo è abbastanza complicata da rispondere, anche se va risposta, nel senso che non si sa bene ancora, nel senso che inizialmente doveva esserci questa richiesta di finanziamento alla Film Commission Emilia-Romagna, dove c'è un fondo che viene poi dopo attribuito spartito tra le produzioni che si svolgono all'interno del territorio dell'Emilia-Romagna, ma adesso con questi problemi che ci sono stati con anche la pandemia, ci sono dei grossi problemi sulla quantificazione di questo finanziamento, che è alto ed è per tanti film, ma non si capisce se il bando esce o non esce. Comunque l'idea è quella di mettere insieme una parte di finanziamenti pubblici e poi dopo di riuscire a mettere insieme anche qualche finanziamento privato di qualche sponsor e riuscire a portare a casa il budget sufficiente per realizzare il film. Che non è,
comunque non è un budget bassissimo, perché richiede anche costi di materiale d'archivio. Penso che il materiale d'archivio costa, e soprattutto ci sono alcune cose che devono essere anche telecinemate, cioè devono essere portate in digitale, perché sono cose su pellicola che richiedono quindi una lavorazione che non è gratuita. E quindi cerchiamo adesso di vedere con il produttore di Bologna, Buelli, che dobbiamo risentire adesso appena dopo agosto, di vedere in che modo riusciamo a completare, in realtà a mettere insieme questo budget, perché in realtà non c'è ancora quasi niente. Ok, Beh, in realtà ora partirà una serie di iniziative che spero che possano pure aiutare. Infatti la domanda successiva è: che legame c'è tra il film Salvarani Story, di cui ha accennato pure all'inizio Giovanni, e la gara ciclistica e podistica che stiamo organizzando appunto per il 2021? Questa mi sembra un'ottima domanda, perché effettivamente io, ovviamente facendo il regista, sono interessato principalmente a riuscire a realizzare il film, è ovvio, però il fatto che il film si leghi a un contesto così complesso è interessante, perché da una parte è interessante che venga organizzata la gara ciclistica e podistica, e molto interessante che ci sia anche la Salvarani Story. E in questo senso il film non si ferma alla storia, cioè il film ha lo scopo di raccontare anche quello che avviene oggi, quindi ha lo scopo di far rivivere il marchio nelle maniere in cui il marchio rivive, quindi rivive tramite il grande lavoro che sta facendo Giovanni con Salvarani Story, e anche tutti voi, anch'io nel mio piccolo cerco di dare il mio contributo, ma anche nella organizzazione di questo evento importante della gara ciclistica e podistica. Nella stessa maglietta che ha indosso Giovanni adesso il marchio rivive, e quindi il fatto che ci sia ancora qualcuno che promuove questo marchio, anche se non riesce più a fare cucine ma fa dell'altro, anche se si punta sulle magliette, peraltro molto belle, che ho visto, e le borse che riguardano queste belle magliette un po' vintage che richiamano le magliette di una volta e le borse di una volta. In questa attività, in questo fatto, c'è un rilancio del marchio. Cioè non è più il marchio che noi faremo anche vedere nel film, che si trova ancora in qualche negozio che vende ancora cucine. C'è ancora qualche insegna, si trova dalle nostre parti, ce n'è anche una Baganzola, per dire, ma si trova anche in Francia. C'è un amico che è stato in vacanza in Francia e mi ha raccontato che ha visto in tre o quattro posti nel sud della Francia, ha visto ancora il marchio Salvarani davanti a dei negozi di cucina. Quindi non rivive solo in questo, ma rivive anche negli sforzi di riportarlo, di farlo rivivere da parte di tutti quelli che ci stanno provando. Assolutamente. E quindi in un certo senso il film vuole anche essere, in certo senso vuole anche essere funzionale a questa idea. Il film ha la sua, deve avere la sua, ovviamente deve essere un film, quindi deve avere il suo percorso di film ed essere visto il più possibile, ma anche perché comunque sarà un film di un'ora e venti, un'ora e mezzo, quindi sarà un film di 90 minuti, ma però rientra molto, secondo me è interessante che rientri in questo progetto che ha diversi aspetti. Assolutamente, sarebbe bello pure che poi includesse appunto come, diciamo, finale, anche se sei tu il regista, quindi la mega manifestazione, che poi, ecco, non sarà destinata e dedicata solo ai ciclisti o ai podisti,
ma sarà pure un modo per incontrarci tutti, tutti coloro che seguiranno fino al 30 maggio le nostre dirette, per esempio tutte le persone che già animano e animeranno ancora di più le community sui social. Grazie mille, no, Pietro. Poi Pietro fa parte, ci dà supporto pure all'organizzazione, quindi in realtà può darsi pure che poi ci farà vedere qualche altra cosa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sicuramente sì. Ma guarda, per chiudere, prima di salutarvi, è molto interessante questa cosa di andare a riprendere, cioè nel senso che il film abbia il Gran Premio come aspetto, diciamo, quasi futuro, no? come lancio, sì. Cioè vedere tutta questa gente in bicicletta con le maglie Salvarani che girano intorno a Braganzola e che si alternano con le immagini del percorso che fu allora del Giro d'Italia, è un modo proprio di gettare un ponte tra il passato e il futuro. Questo mi interessa. Assolutamente. Tra l'altro, una delle cose che vogliamo fare è appunto un giorno fare dedicare una diretta proprio alla prova del circuito. Proveremo a fare una diretta proprio sul circuito una delle prossime settimane. Sì, è breve, sono 60 km. Sì. Assolutamente. Comunque, allora, veramente grazie Pietro. Io grazie prima grazie di salutarci Pietro. Voglio ricordare, grazie voglio... Vabbè, a prescindere che ora resti fino alla fine, non te ne scappi, anzi sarai pure presente all'inizio delle prossime puntate, quando vorrai. Io ricordo di registrarvi su alla newsletter, ok? Oppure chi ha Telegram di registrarvi al canale Telegram, sotto in sovraimpressione trovate quindi l'indirizzo www.gpsalvarani.com dove trovate i link diretti per registrarvi. E tra l'altro vi annunciamo già che faremo la prossima diretta fra 2 settimane e avremo come ospite, lo salutiamo già, un grosso tifoso della squadra ciclistica Salvarani che per me, Giovanni, che l'abbiamo già sentito, è a tutti gli effetti un grosso esperto di ciclismo e di storia appunto della Salvarani. Quindi prossima puntata la dedicheremo a questi racconti, quindi seguiteci. E prima di salutare, vediamo se c'è qualche domanda. In realtà ci sono tanti saluti, quindi... li voglio un po' mandare, abbiamo appunto Giuseppe, facciamo una spoilerata che sarà appunto il protagonista della prossima puntata, sì, dedicata al ciclismo questa volta, poi abbiamo Alberto pure che ci saluta, poi anche lui, assolutamente pure lui sarà protagonista, Claudio, Mario, grande Claudio, grande Mario. Corridore. E poi per ultimo ho lasciato, ma assolutamente, il nostro Gianni. Scusami, Mario, quel signore di prima, Mario Rovide, è l'organizzatore della Viscontea, è una ciclo storica che verrà effettuata, se non sbaglio, il 13 di settembre, a cui poi parteciperò anch'io, così come con un piccolo gazebo, così per presentare un po' i prodotti Salvarani storici. E comunque, insomma, è uno che non mancherà senz'altro al Gran Premio Salvarani, questo ve lo posso assicurare. Grande. E come vi dicevo, grazie Mario, e poi ci salutava pure Gianni che ci accompagnerà in tutte le prossime puntate. È in barca adesso, mi hanno detto che è in barca in questo momento. È in barca, quindi sta in vacanza per una settimana, però dalla prossima puntata sarà sempre presente con noi. E che dire, lasciamo ecco, l'ultima parola a Giovanni, seguiteci, mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Vai Giovanni, gli ultimi minuti sono tutti tuoi. Beh, io vi ringrazio tutti e spero insomma che tutto questo serva per concludere qualche cosa di positivo, insomma, dal Gran Premio, ma anche a tutto quello, a quei concetti che diceva prima Pietro e che dicevano Pietro e Enzo, cioè l'etica dell'industria che deve essere rispolverata un attimo, insomma. Ecco. Quindi grazie a tutti e alla prossima puntata. Arrivederci. Alla prossima, grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao, arrivederci, saluti a tutti.